Signori, bentornati sul mio canale. Io sono Riccardo, per chi non mi conoscesse, mentre per chi mi conosce, già mi conosce, quindi sa chi sono. Sono lo strapagatissimo coach, sono chiamato anche Rinascere sul web. Sono il punto di riferimento in Italia dal 2018 per quel che riguarda seduzione, rapporti sentimentali, conquistare ragazze, uscire dalla friendzone, tutto ciò che riguarda i rapporti con le donne. Cosa faccio? Tramite questi video gratuiti do un sacco di valore, ti aiuto a migliorare le tue situazioni sentimentali, a saperci fare con la ragazza che hai visto in ufficio o fuori o una festa che ti piace, e lo faccio tramite appunto questi video, ma anche percorsi a pagamento, percorsi in affiancamento, coaching, tutto quello che insomma compete l'assistenza mia personale nei tuoi confronti. Ovviamente a pagamento, perché questo è il mio lavoro, la mia attività, e se non fai una cosa a pagamento, io credo, sono fervido possessore dell'idea che se tu non paghi quando fai una cosa, non metti tutto l'effort che dovresti mettere. Quindi pagare una cosa significa anche impegnarsi, banalmente. Oltre a questi percorsi che io faccio ovviamente per gli uomini dai 30 ai 35 anni in su, perché non voglio ragazzini, minorenni, gente che non paga, quindi se non siete interessati a questi contenuti o pensate di non pagare un centesimo, via, fuori dalla porta, perché oppure state su questo canale a guardare questi video, ma ovviamente sarà sempre una piccola parte di quello che potrete arrivare a fare. Oltre appunto, dicevo, a queste consulenze, a questi percorsi di affiancamento con me, faccio anche un percorso, ho attivo un percorso in questo momento che si chiama Masterclass, un percorso tramite il quale insegno la seduzione dalla A alla Z in 12 ore, quindi un'ora a settimana per 12 incontri, quindi se ho fatto bene i calcoli sono 3 mesi nei quali spiego la seduzione dalla A alla Z. Quindi è un qualcosa per entrare in questo mondo se avessi vissuto su Marte fino ad oggi, o fossi uscito da una relazione, parlando in termini più seri, di recente, e non sapessi cosa fare, perché magari sono 15 anni che stai con la stessa donna, devi uscire, vuoi conoscere una ragazza, però non sai farlo perché è passata la tua epoca, diciamo, e non sei aggiornato su quelle che sono le app di dating, le chat e come ragionano le ragazze oggi. Perché io ti vedo, so che tu vuoi una ragazza giovane, magari tu hai 40 anni e una che ha 25, benissimo, ti posso aiutare, ma devi sapere come le ragazze comunicano, e non so perché lo posso spiegare. Ora, fatta queste premesse che faccio sempre per cercare di filtrare i miei contenuti da tutti quelli che appunto secondo me non sono in target, quindi ragazzini, quindi minorenni, quindi gente giovane che non paga, o addirittura donne, perché questo canale è solo per gli uomini adulti, mi raccomando, veniamo all'argomento di oggi che mi sono prontamente segnato, perché altrimenti il rischio è quello che io inizio a parlare di argomenti e faccio video di 6 ore, che sarebbe una cosa sbagliata, perché dare in pasto troppo potere gratuito dovete pagarlo, perché ovviamente, come detto prima, se pagate date più attenzione a quello che ricevete. Ok, oggi voglio parlare di un tema che molti di voi riterranno un qualcosa di impossibile, ma una cosa assolutamente fondamentale che potete fare, implementare sin da subito, ed è una cosa che vedrete vi piacerà tanto. Come conquistare una donna senza dire una parola. Ora, io so che per molti, ho preso anche degli appunti che guarderò spesso, altrimenti mi perdo e parto per la tangente raccontando aneddoti, cose che ho sentito in consulenza con i miei studenti privati. Ecco, non voglio farlo, voglio arrivare al contenuto diretto, quindi adesso faccio una breve introduzione e poi riguarderò i miei appunti. Allora, per molti di voi conquistare una donna appunto senza, come ho definito, senza dire una parola, quindi senza fare tutto quello, no, che molti di voi credono si debba fare, quindi vado là, mi presento, faccio, è possibile, anche se per parecchi, per la maggior parte di chi guarderà questo video o di chi là fuori non guarda i miei contenuti, sfortunato o incosciente, decidete voi, pensa che sia appunto possibile. Dico, ah cavolo, ma è impossibile conquistare una donna senza parlarci, senza spiccicare parola, senza avere un'interazione. Ti dirò di no, sai perché? Perché all'inizio di una conoscenza, quando tu vai ad approcciare una ragazza, la prima cosa che a lei arriva di te è un qualcosa che tu non hai comunicato a voce, a parole, ma che hai trasudato, che non significa che ti puzzano le ascelle come le mie, che tra un po' pezzeranno perché c'è un caldo atroce, ma significa che hai emanato qualcosa che lei ha percepito senza che appunto tu facessi nulla di attivo, quindi magari senza aver detto qualcosa nello specifico, essere andato lì precisamente da lei.
Partiamo dal primo punto. Io qua ho segnato come primo punto fondamentale lo stile. Perché? Perché fateci caso, quando voi vedete per strada una ragazza che vi piace, per l'uomo è più facile perché l'uomo è attratto più che altro dalle belle donne e quindi a un uomo non frega neanche tanto quello che indosso. Io dico spesso, se una donna è bella e come piace a me esteticamente, può indossare anche un sacchetto della spazzatura, non cambierà nulla. Anche se ammetto che se una donna sa tenersi bene, anche se non è poi così bella, magari fisicamente ignuda, vestita, ha tutto un suo fascino. Quindi lo stile. Voi percepite le donne che hanno stile non solo perché sono fighe, ma spesso quelle che voi ritenete fighe non lo sono, ma hanno stile, sanno come valorizzarsi, sanno come indossare dei capi, come truccarsi, magari non a mascheroni, no, da vecchia signora, ma nei punti giusti per valorizzare gli elementi migliori del loro corpo. Con il vestito, appunto, e del viso per quel che riguarda e con il trucco per quel che riguarda il viso. Quindi lo stile, ragazzi, è fondamentale. Io continuo a dire ragazzi perché mi viene naturale come se parlassi un gruppo, ma intendo signori, questo canale, ripeto, non parla ai ragazzi. Quindi ti chiamerò ragazza talvolta se non me ne accorgo. Sappi che è un attestato di stima nei miei confronti per dire che so che dentro sei ancora giovane, anche se hai 35-40 anni. Allora, cosa voglio dire? Lo stile. Lo stile è importante perché se voi andate nelle situazioni in cui gli uomini maggiormente approcciano, anche se come detto puoi approcciare un po' ovunque, ma se vai nelle situazioni in cui c'è magari un evento, magari un evento elegante, una serata, ma anche fosse un cazzo di pub o un bar o una discoteca, lo stile, uno stile, qualcosa che sta bene su di te, cucito su di te, ti fa apparire. Perché se tu indossassi la solita sai, camicia bianca dentro i jeans classici nei Levi's blu e la giacca del completo, sei uguale a tutti gli altri. Se invece dai qualche elemento differente, cominci a farti notare già quando entri nel locale e soprattutto quando guarderai una donna, perché succederà e ci arrivo, lei vedrà che la somma delle tue caratteristiche è comunque diversa da quelle che ha già visto lei in serata, perché le ragazze sono decisamente e fottutamente attente a chi ronza attorno, perché anche loro, se sono in un locale in cui si va palesemente per essere approcciate, loro pensano questo, danno un'occhiata a chi può essere il maschio migliore, a quello con il maggior potenziale. E il come tu appari, il vestiario, non guardare me perché sono vestito da tranquillo, anche perché c'è caldo, fa la sua porca figura, l'abito fa il monaco in questo caso, cioè se tu ti vesti in un certo modo e metti un qualcosa che ti valorizzi e hai un tuo stile personale, anche se ad altri tuoi amici può sembrare bizzarro, farà scena, si vedrà e diventerai memorabile. Questa cosa è molto fondamentale, molto importante, perché una donna fatica a ricordarsi tutte le persone che magari l'hanno approcciata o quelli che hanno provato a parlarci o quelli che ha visto. Ma visivamente, se lei non fa nulla ma si limita a guardare, accetterà, seguimi, di buon grado un approccio fatto da uno che reputa diverso, perché dice: ah, questo è uno stile diverso, può essere differente anche il rapporto che avrà nel parlare con me. E se prendi uno dei miei percorsi, se sei seguito in affiancamento da me, ti insegnerò a farlo, a essere percepito anche come diverso, non solo a farti vedere come diverso, e potrei aiutarti a farlo. E quindi l'essere percepito subito come uno che ha stile lascia mentalmente le porte aperte e speriamo in futuro qualcos'altro, ovvero ti lascia arrivare e dice: cavolo, da questo mi aspetto tanto. L'aspettativa gioca un ruolo importante, quindi lo stile, l'essere capace di trasmettere: però che figo, guarda come si veste elegante, è un primo passo per far sì che lei apra il ponte levatoio e ti lasci entrare, come a dire: questa persona vedo che ha dello stile, ha del carattere. E se voi avete puntato, perché fate sempre così, magari la più figa. Se siete miei studenti sapete che dovete puntare la più figa, non quella che potete permettervi quando sarete bravi, ma anche come sfida personale. Lei dirà, perché saprà di essere figa, di avere stile, dirà: cavolo, ok, io ho stile, so quanto valgo, so che sono bella, vedo che quello lì che ha stile, quello che si differenzia tra gli altri, ci prova con me. Sta a vedere che funzionerà, perché loro pensano molto, no, a queste cose, al destino, a quello che deve succedere, succedere, il fatto che lei è bizzarra o particolare, tu sei bizzarra o particolare. Siete perfetti l'uno per l'altro, quindi lo stile è fondamentale. Altro punto che ho segnato: compostezza. Per compostezza io intendo, ragazzi, il non, detto, ragazzi, di nuovo, il non fare quello che fanno in molti,
ovvero rimanere lì tremolanti e guardarla, o nascondersi mentre la stanno guardando, o avvicinarsi col drink chiedendole se ne vogliono uno o accompagnarla a bere qualcosa. No, e per compostezza io intendo anche la capacità, mi viene in mente la scena di un film che penso si chiami Crazy Stupid Love, in cui Ryan Gosling, e ora sospendete le opinioni su lui perché so che è un bel tipo, è a un bar seduto che fa due chiacchiere con la barista, e già anche lì ci sono una marea di tecniche che usa per comunque farsi ben volere e riuscirebbe ad approcciarla se solo volesse, che praticamente è seduto su questo sgabello che si sorseggia il suo drink, girato leggermente a tre quarti, che guarda in là, guarda il suo prossimo obiettivo, appunto questo tavolo con due ragazze, tra cui Emma Stone e l'amica, e vedi come lo fa, perché lui non è totalmente girato e così ossessionato a guardare impaurito, ma vedi che ha una posa, ha uno stile, lo stile che dicevo prima, sia nell'esterno sia nel come sta, trasmette sicurezza, trasmette compostezza, appunto come detto, il fatto che lui non ha fretta di arrivare lì, sta dov'è, è tranquillo, è sereno, è comodo, sta facendo ciò che vuole, sta osservando la situazione, quindi non reagisce a magari uno stimolo improvviso che la donna dà, o il fatto che ne so, rimane da sola e quindi sarebbe quello alla finestra per andare a buttarsi e provarci. No, non fa così. È rilassato, è composto nelle sue pose, ed è una persona che fa le cose quando decide di farle, non che reagisce allo stimolo come una persona impaurita o che non può perdere tempo. Compostezza. Ho usato compostezza come parola, giusto? Intendo la persona che... sì. Perché oggi ho fatto un sacco di video e che usciranno, vedrete, e ho il cervello che sta iniziando a fumare. Quindi una persona che è rilassata, è tranquilla, non reagisce troppo agli stimoli e osserva la situazione, è pacato, non ha fretta. Questo è ancestralmente riconosciuto anche tra i grossi mammiferi come un segnale di dominanza, il fatto di essere tranquillo, occupare lo spazio e non avere fretta né di scappare dal potenziale predatore, perché magari sai, c'è gente che è, né correre sulla preda perché è affamato, di quello dimostrerebbe appunto bisogno. Terzo punto, sguardo. Lo sguardo, qualcosa che ho accennato prima, è un elemento fondamentale per farsi notare, perché tu non puoi avere lo sguardo così del tipo che guarda la ragazza da lontano e che ha stampato in faccia ti vorrei scopare o vorrei, ti prego, signore fai che mi risponda bene. No, lo sguardo di Gosling in quel caso è uno sguardo attento, seducente, un po' come a dire ti sto studiando, so quanto valore ho e vediamo se potessi interessarmi, vediamo, ti do qualche possibilità, qualche spunto di farti avanti e vedere se ce la puoi fare a soddisfare uno molto diligente come me. Oppure, cosa fa lui? Guarda, e una volta che vede che la ragazza posa il suo sguardo più volte su di lui, o magari ridacchia con l'amica, e tra i due, quando lo sguardo c'è ed è connesso, lei è la prima che lo distoglie, sa che può avere una chance. Quindi cosa fa? Mantiene quello sguardo, oppure lo distoglie leggermente, si alza e va. Tutte queste cose che vi ho detto, apparentemente vi possono far pensare, ma io così non la seduco. Perché alla fine è mancato della fase di conoscenza, eccetera, vero, però questa è una fase preliminare fondamentale per farti accettare. Se tu vai dalla ragazza ad approcciarla, anche con la frase migliore del mondo, ma non ci sono questi presupposti, non hai, diciamo, rivelato, trasmesso, trasudato questa aura di seduzione seducente per la ragazza, non hai preparato bene le basi, un po' per il tuo mindset e quindi come tu poi ti porrai nel parlare con lei, nel esporti, e un po' anche perché lei, come detto in precedenza, le donne sono molto attente, guardano attorno chi c'è, per quello che dico sempre di non fermarsi mai troppo spesso o guardarla per troppo tempo, perché lei se ne accorge subito, basta un secondo per capirlo. Sono molto furbe e se tu aspetti troppo vai lì, fai la figura poi di quello che ci ha messo tanto, di quello che non sa cosa dire perché appunto è rimasto lì a guardarla però non ha fatto niente, quindi quello che si cacava sotto. Quindi se tu invece fai tutte queste cose in sequenza e lei le percepisce la tua presenza, ti vede, ti nota, le arriva prima quest'aura di sicurezza, di seduzione, e dice cavolo questo qua è proprio un bel tipo, la prima impressione è molto buona, se poi quello che ne seguirà il discorso sarà buono altrettanto, cavolo mi sa che sarà la volta buona di trovare un buon partito. Così si seduce una ragazza senza neanche parlare, facendo queste cose prima e adottando dei comportamenti
che le fanno comprendere che sei uno sicuro. La sicurezza, ragazzi, signori, è la cosa numero uno. Questo è quello che avevo per voi oggi. Vi ricordo che se voleste essere seguiti, affiancati da una persona come me, per tutti i vostri processi di seduzione, avete conosciuto una ragazza che vi interessa, volete semplicemente dare una svolta alla propria vita, alla vostra vita sentimentale e imparare a fare quello che non avete imparato a fare nei precedenti 20, 30, 40 anni della vostra vita, sono la persona che fa per voi, punto di riferimento in Italia. Sono in consulenza, ovviamente, per corsi, coaching che faccio a pagamento, quindi che non vengano, come lo dico, a fronte di equivoci, perché poi ci sono persone che mi scrivono: ah, pensavo che fosse gratis. No. E altrimenti, se vuoi avere un programma entry level costruito per te che ti spiega, da un'infarinatura sulla seduzione dalla A alla Z, ho la masterclass attiva in questo momento. Per entrambe queste cose, per saperne di più, avere informazioni prima di poter appunto scegliere, fermo restando che sono sempre cose a pagamento entrambe, in descrizione trovi il link per parlare con la mia fantastica assistente che darà tutte le informazioni che vorrai. Ci vediamo con un prossimo video che sarà pazzesco.